Questo che vi presento è un progetto di riciclo nato per smaltire un poco di avanzi. È venuto piccolino perché ho terminato il filato. Cercherò di abbinarci qualche altro colore. Nel frattempo vi spiego la sequenza di lavorazione. Sono tre schemi che io ho elaborato e che vanno ripetuti per tutta la larghezza dello scialle. Al momento il mio da punta a punta misura 115 centimetri, mentre da collo a punta è di 58 centimetri di altezza e 28 giri di lavorazione. Vi dicevo che essendo un progetto di riciclo, il filato non aveva tutto lo stesso spessore. Io ho preso lo spessore più grande, l'uncinetto con il quale poteva essere lavorato quel filato, e così anche per gli spessori più piccoli ho usato lo stesso uncinetto, che in questo caso è il numero 6. Sono riuscita a recuperare dell'altro filato che poi andrò ad aggiungere. Naturalmente, per poterlo lavorare con lo stesso uncinetto, i filati più sottili andranno doppiati o triplicati come sto facendo io in questo caso. Erano due filati sottili, come vedete sono di due colori diversi, li ho uniti assieme e li sto aggiungendo allo scialle. Vi metterò la misura finale sotto la info box di questo video. Intanto con dell'altro filato vi faccio vedere le sequenze di lavorazione. È una lavorazione molto semplice, sono solo punti base, tre sequenze che ho sviluppato per un totale di 12 giri che andranno ripetuti fino a raggiungere la larghezza della misura che avete stabilito. Come calcolare la misura degli scialli? C'è un tutorial già sul canale di cui metterò il link nella info box di questo video. Intanto andiamo ad avviare la prima sequenza, che è una lavorazione a punto grandi e sono solo 5 giri. Andiamo ad avviare il lavoro, cappietto iniziale. Quattro catenelle, una, due, tre e quattro. Carico il filo, vado nella prima catenella di lavorazione, estraggo, ricarico e chiudo la maglia alta e vado a formare l'anellino iniziale. Nel primo giro andiamo a lavorare 4 catenelle, una, due, tre e quattro. Più 2 catenelle per lo spazio e queste saranno l'avvio di ogni giro. Quindi carico il filo, entro nell'anellino e lavoro 3 maglie alte, una, due e tre. In questo giro, volendo, potete nascondervi anche la codina di avvio. 3 catenelle che saranno lo spazio d'angolo, carico il filo, rientro nell'archetto e lavoro 3 maglie alte, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, carico il filo, rientro nell'occhiellino e lavoro la maglia alta di chiusura giro. In questo primo giro abbiamo lavorato solo l'angolo con i due spazi vuoti, quello iniziale e quello finale. Voltiamo il lavoro e andiamo ad avviare il secondo giro. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 4 sostituiscono il primo punto, 2 sono lo spazio del vuoto. Carico il filo. Vado nello spazio disponibile e lavoro 3 punti alti.
e 3. Prima dell'angolo, tra un blocco di maglie e l'altro, avremo una sola catenella di separazione. Quindi catenella, carico il filo, vado nello spazio d'angolo e lavoro 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Le catenelle d'angolo sono 3, quindi 1, 2 e 3. Carico il filo, rientro nello spazio e chiudo l'angolo con le 3 maglie alte. Una catenella di separazione, carico il filo, vado nell'ultimo spazio e lavoro 3 punti alti. E 3. 2 catenelle per l'ultimo spazio, carico il filo, vado nella quarta catenella, 1, 2, 3 e 4, entro, estraggo il filo e chiudo la maglia alta di fine giro. Volto il lavoro e comincio il terzo giro. 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, carico il filo, vado nello spazio, 3 punti alti. Una catenella di separazione, carico il filo, vado nello spazio successivo, 3 punti alti. Una catenella di separazione, carico il filo, vado nello spazio d'angolo, 3 punti alti. Tre catenelle per lo spazio d'angolo, carico il filo, rientro nello spazio d'angolo e chiudo con 3 punti alti. Continuo dall'altro lato con una catenella di separazione, carico il filo, vado nello spazio e lavoro 3 punti alti. Una catenella di separazione, carico il filo, vado nell'ultimo spazio e lavoro i 3 punti alti. Due catenelle di separazione, carico il filo, vado nella quarta catenella, 1, 2, 3 e 4. E vado a lavorare l'ultima maglia del giro. E abbiamo lavorato anche il terzo giro. Andiamo a ripetere questo terzo giro per altre 2 volte, fino ad un totale di 5, e avremo terminato la prima sequenza. Il giro lo iniziamo sempre con le 6 catenelle, 4 per la maglia, 2 per lo spazio. In ogni spazio andremo a lavorare 3 punti alti e tra un blocco e l'altro abbiamo una catenella di separazione, mentre nell'angolo andremo a lavorare 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Io mi porto avanti e poi andiamo ad iniziare la sequenza successiva. Abbiamo terminato la prima sequenza. Oltre l'avvio sono 5 giri, ma voi potete farne anche di più, a seconda del vostro gusto. Io vi faccio vedere adesso la lavorazione della sequenza successiva. Quindi volto il lavoro e quest'altra sequenza, vedete,
dopo un giro di punti pieni a tre giri di archetti. Naturalmente voi potete anche aumentare i giri di questa sequenza sempre a vostro gusto. Io vi faccio vedere la lavorazione come l'ho fatta io e come l'ho ripetuta per la lavorazione di tutto lo scialle. Quindi andiamo ad avviare la seconda sequenza con 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo, vado nel primo spazio, vedete, e lavoro 2 punti alti. 1, 2. Le 5 catenelle, 3 sono per il primo punto alto e 2 per lo spazio. Carico il filo adesso, vado sul primo punto della sequenza di 3 punti alti e lavoro un punto alto per ogni punto. Dove abbiamo lo spazio di catenella andiamo a lavorare un punto alto e continuiamo per tutto il giro lavorando un punto alto su ogni punto di ogni blocco e un punto alto nello spazio di una catenella. Arrivati all'angolo vi faccio vedere come lavorarlo. Quindi continuo con i punti alti, uno su ciascun punto disponibile del giro sottostante. Uno nello spazio. Mi porto avanti e vi faccio vedere la lavorazione dell'angolo. Sono arrivata allo spazio d'angolo, vedete, ho lavorato un punto alto su i 3 punti sottostanti e adesso vado a lavorare nel vuoto d'angolo in questo modo: 2 punti alti, 1 e 2, 2 catenelle, 2 punti alti, e questo è l'angolo di questo primo giro della seconda sequenza. Ora continuo da quest'altra parte, lavorando punto su punto, un punto alto su ogni punto del giro sottostante e un punto alto in ogni spazio. Mi porto avanti, arrivo in fondo e vi faccio vedere come chiudere il giro. Sono alla fine del giro e andiamo a lavorare la chiusura. Carico il filo, entro nello spazio e lavoro 2 punti alti. Due catenelle di separazione, carico il filo, vado sulla quarta catenella del giro sottostante, 1, 2, 3, entro e 4 entro, estraggo il filo e lavoro la maglia alta di chiusura giro. È molto importante questo primo giro di lavorazione della seconda sequenza, prestate attenzione a come l'ho lavorato, altrimenti non vi trovate con la sequenza successiva. Porto il lavoro e andiamo ad avviare il secondo giro di questa seconda sequenza. In questo giro andremo a lavorare un giro di archetti e maglie basse. Il primo archetto lo lavoriamo con 8 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 4 catenelle per il primo punto, 4 per il primo spazio dell'archetto. Salto il primo spazio, salto il primo punto, vado su quello successivo, entro e lavoro la maglia bassa di chiusura di questo primo archetto. Vado a lavorare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, perché i nostri archetti per la parte retta di questo giro
sono composti da 5 catenelle. Salto adesso i tre punti successivi, vedete che corrispondono al primo blocco di tre punti alti. Vado sulla maglia che ho lavorata nello spazio tra un blocco e l'altro, entro e chiudo l'archetto con un punto basso. Vi faccio rivedere 5 catenelle per l'archetto, 3, 4 e 5. Salto i tre punti successivi lavorati sul blocco di 3 maglie alte, vado nel punto che ho lavorato nello spazio tra un blocco e l'altro e chiudo l'archetto con un punto basso. E questo è il nostro punto di ripetizione per questo secondo giro. Arrivo all'angolo e vi faccio vedere come lavorare l'angolo perché in questo giro cambia. Sono in prossimità dell'angolo, andiamo a lavorare l'ultimo archetto, quindi 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo i tre punti corrispondenti all'ultimo blocco di maglia alta del giro sottostante, andiamo nel primo punto, vedete che abbiamo lavorato nello spazio dell'aumento, entriamo e chiudiamo l'archetto con un punto basso. Andiamo adesso a lavorare l'angolo. L'angolo lo lavoriamo in questo modo: 3 catenelle, 1, 2 e 3. Carichiamo il filo, rientriamo nello spazio d'angolo e lavoriamo un punto alto. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Carichiamo il filo, rientriamo nello spazio d'angolo e lavoriamo un secondo punto alto. 3 catenelle che vanno a concludere il nostro angolo. Saltiamo il primo punto, andiamo in quello successivo e lavoriamo un punto basso. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e siamo dall'altra parte e abbiamo lavorato il primo archetto della sequenza. Saltiamo i tre punti che corrispondono al blocco del giro sottostante, andiamo nel punto che abbiamo lavorato nello spazio tra un blocco e l'altro e chiudiamo l'archetto con un punto basso. E continuiamo fino a terminare il giro. Arrivati in fondo, vi faccio vedere come chiuderlo. Siamo a concludere anche questo giro. Andiamo a lavorare l'ultimo archetto con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo i tre punti che corrispondono all'ultimo blocco sottostante. Andiamo nel punto successivo, che è il penultimo, entriamo e lavoriamo il punto basso di chiusura dell'ultimo archetto. Andiamo a chiudere il giro adesso con 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Carichiamo il filo, andiamo sulla terza catenella del giro sottostante e lavoriamo un punto alto di chiusura giro. Voltiamo il lavoro e andiamo ad avviare il secondo giro di archetti che corrisponde al terzo della seconda sequenza. Lo avviamo come abbiamo avviato il primo con 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo nella terza catenella dell'archetto, entriamo nella catenella
così il punto basso manterrà fermo l'archetto e chiudiamo con un punto basso il primo archetto. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella terza catenella dell'archetto successivo, entriamo e chiudiamo l'archetto con un punto basso. In questo giro la maglia bassa la andiamo a lavorare sulla terza catenella di ogni archetto. Arrivo all'angolo e vi faccio vedere come lavorare anche l'angolo di questo giro, perché cambia ancora. Sono arrivata all'angolo, ho già chiuso l'ultimo archetto sulla terza catenella di quello sottostante e andiamo adesso a lavorare gli archetti per lo spazio d'angolo, e li facciamo in questo modo. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo sulla catenella centrale dell'archetto di 3 e chiudiamo, entriamo e chiudiamo l'archetto con un punto basso. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella catenella centrale dello spazio d'angolo e chiudiamo con un punto basso. 5 catenelle. Andiamo nella catenella centrale dell'archetto di 3 e chiudiamo con un punto basso. E questo è il nostro angolo. Lavoro adesso 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e continuo sull'altro lato del lavoro. Entro sempre nella catenella centrale, in questo caso la terza del primo archetto di 5 sottostante, e chiudo con un punto basso e continuo fino ad arrivare in fondo. Mi porto avanti e vi faccio vedere come chiudere anche quest'altro giro. Sono arrivata alla fine di questo giro. Andiamo a lavorare il penultimo archetto prima di chiudere il giro. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5. Andiamo sempre nella terza catenella dell'ultimo archetto e chiudiamo con un punto basso. E adesso andiamo a lavorare l'archetto di chiusura giro con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, carico il filo, andiamo sulla terza catenella, chiudiamo l'ultimo archetto con la maglia alta. Andiamo a lavorare l'ultimo giro di questa sequenza. Anche in questo giro l'angolo cambia, l'avvio è sempre lo stesso, con 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo sempre sulla terza catenella, entriamo e chiudiamo il primo archetto di inizio giro. 5 catenelle. Andiamo sulla terza catenella dell'archetto successivo, entriamo e chiudiamo questo che stiamo lavorando con un punto basso e continuiamo fino ad arrivare all'angolo. Mi porto avanti come al solito e vi faccio vedere anche la lavorazione dell'angolo di questo giro, perché cambia di nuovo. Vedete, sono arrivata ai due archetti d'angolo, ho già chiuso l'ultimo archetto prima dei due d'angolo e adesso andiamo a lavorare l'angolo per questo giro. Lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3,
4 e 5, andiamo nella terza catenella del primo archetto d'angolo, entriamo e chiudiamo questo con un punto basso. Lavoriamo 5 catenelle ancora, 1, 2, 3, 4 e 5, carichiamo il filo, andiamo sulla maglia bassa che divide i due archetti d'angolo, entriamo e lavoriamo un punto alto. Tre catenelle di separazione per lo spazio d'angolo, carichiamo il filo, entriamo di nuovo nella maglia bassa che separa i due archetti d'angolo del giro sottostante e chiudiamo quest'angolo con un punto alto. E continuiamo da quest'altra parte con l'archetto di 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella terza catenella e chiudiamo con un punto basso. E continuiamo da quest'altra parte lavorando gli archetti come abbiamo fatto per la prima parte. Arrivo in fondo e vi faccio vedere la chiusura del giro. Quindi 5 catenelle, vado nella terza dell'archetto successivo, entro e chiudo la maglia bassa e continuo fino in fondo. Andiamo a chiudere anche questo giro lavorando il penultimo archetto, 1, 2, 3, 4 e 5, vado sulla terza catenella dell'ultimo archetto e chiudo con un punto basso. Lavoro 4 catenelle per l'ultimo archetto, 3 e 4, carico il filo, partendo dal basso stavolta vado sulla terza catenella e chiudo con la maglia alta questo giro. E abbiamo terminato anche questa seconda sequenza. Naturalmente i giri che io ho lavorato sono stati fatti a mio gusto personale. Voi potete anche aumentarne il numero per ogni sequenza. Naturalmente prestate attenzione alla lavorazione dei giri, altrimenti non vi trovate più con le sequenze successive, perché la seconda è stata lavorata sulla prima e la terza è stata lavorata sulla seconda. Vi faccio vedere adesso la lavorazione della terza sequenza e sono solo tre giri. Alla fine di questo video vi metterò i tre schemi che io ho elaborato, se possono esservi utili li scaricate e seguite anche quelli. Voltiamo il lavoro e avviamo la terza sequenza. In questa sequenza andiamo a recuperare le maglie che ci serviranno per la lavorazione del giro successivo. Avvio il primo giro della terza sequenza con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, carico il filo, vado nel primo spazio sottostante e lavoro 2 punti alti. Salto la maglia bassa, carico il filo, vado nell'archetto successivo e lavoro 3 maglie alte. Dopo il primo blocco e per tutto il rigo fino ad arrivare all'angolo andremo a lavorare anche sulla maglia bassa lavorando una maglia alta. In questo modo carico il filo, entro nella maglia bassa che separa i due archetti e lavoro un punto alto. La maglia bassa la saltiamo soltanto a inizio e fine giro. Per tutta la parte restante e da un lato e dall'altro sulla maglia bassa
andiamo a lavorare una maglia alta come vi ho fatto vedere adesso. Carico il filo, entro nello spazio e nello spazio dell'archetto lavoro 3 punti alti. Carico il filo, vado sulla maglia bassa, entro e lavoro un punto alto. Mi porto avanti lavorando fino all'ultimo archetto d'angolo prima delle due maglie alte e poi vi faccio vedere come andare a recuperare i punti e lavorare l'angolo di questo giro. Vedete che sono arrivata all'angolo, ho lavorato le mie 3 maglie alte nell'ultimo archetto di 5 e adesso andiamo a lavorare nello spazio d'angolo che c'è tra una maglia alta e l'altra. Anche in questa terza sequenza i 3 angoli sono lavorati in modo differente. Quello del terzo giro è uguale a quello del primo, cambia soltanto quello del giro intermedio. Nell'archetto che separa le due maglie alte andiamo a lavorare 2 punti alti, quindi 1 e 2, 2 catenelle di separazione, carico il filo, rientro di nuovo nello spazio e lavoro altre 2 maglie alte. E questo è il nostro angolo del primo giro della terza sequenza. Carico adesso il filo, vado nel primo archetto e lavoro 3 maglie alte e siamo dall'altro lato del nostro scialle. Carico il filo, vado sulla maglia bassa che separa i due archetti e lavoro il punto alto. E continuo fino alla fine della riga lavorando 3 punti alti in ogni archetto, un punto alto sulla maglia bassa. Vi ricordo che l'ultima maglia bassa la saltiamo, ma andiamo a lavorare solo negli ultimi 2 archetti. Mi porto avanti e vi faccio vedere la chiusura del giro. Andiamo a chiudere il giro. Ho lavorato le 3 maglie nel penultimo archetto, salto la maglia bassa che divide il penultimo dall'ultimo archetto, carico il filo, entro nello spazio e lavoro 2 punti alti, 1 e 2. Una catenella di separazione, partendo dal basso, conto 1, 2 e 3, carico il filo, vado nella terza catenella e chiudo la maglia alta di fine giro. Se vi ricordate, in questo giro abbiamo iniziato con 4 catenelle, 3 sono per il primo punto alto, una catenella è per lo spazio. Volto il lavoro adesso e vi faccio vedere il secondo giro di questa terza sequenza. In questo giro andremo a lavorare dei quadretti vuoti a mezzo filet. Il giro lo avviamo in questo modo, con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, 3 sono per il primo punto, 1 è per lo spazio. Carico il filo, salto lo spazio, vado nel primo punto e lavoro un punto alto. Una catenella di separazione, carico il filo, salto il punto successivo, vado sul primo punto del blocco di 3 maglie alte e lavoro un punto alto. Una catenella, carico il filo, salto la maglia centrale, vado
nell'ultima maglia del blocco di 3 e lavoro la maglia alta. In questo giro andremo a lavorare solo sulla prima e sulla terza maglia di ogni blocco di 3, saltando la maglia singola che abbiamo lavorato sulle maglie basse. E tra un punto e l'altro abbiamo una catenella di separazione, quindi una catenella, carico il filo, vado sulla prima maglia del blocco di 3 e lavoro un punto alto, catenella, carico il filo, vado sull'ultima maglia del blocco di 3 e lavoro il punto alto e continuo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. L'angolo è questo qui in cima. Sono arrivata all'angolo, come vi dicevo, quello in cima, le due maglie alte, due catenelle, due maglie alte. Ho lavorato l'ultimo punto alto sull'ultima maglia dell'ultimo blocco di 3 e adesso andiamo a lavorare l'angolo. Una catenella, dopo aver lavorato la maglia alta sulla terza maglia del blocco di 3, carico il filo, saltiamo i due punti d'angolo, entriamo nello spazio e lavoriamo tre punti alti. 1, 2 e 3. Diamo 3 catenelle di separazione questa volta, carichiamo il filo, rientriamo nell'archetto d'angolo e lavoriamo altri 3 punti alti. Una catenella di separazione, carichiamo il filo, saltiamo i due punti successivi. Andiamo sul primo punto del primo blocco di 3 maglie alte e lavoriamo la nostra maglia alta. Diamo una catenella per lo spazio, carichiamo il filo, andiamo sull'ultima maglia del blocco di 3 e lavoriamo la maglia alta. E continuiamo da quest'altro lato come abbiamo fatto per la parte precedente, andando a lavorare le maglie alte sulla prima e sulla terza maglia del blocco di 3. Saltiamo la maglia alta lavorata sulla maglia bassa e tra un punto e l'altro c'è una catenella di separazione. Arrivo in fondo e vi faccio vedere la chiusura di questo giro. Sono al termine del giro e andiamo a chiudere in questo modo. Sono sull'ultimo blocco di 3 maglie alte, quindi vado a lavorare gli ultimi spazi. Ho già lavorato la maglia alta sulla prima maglia del blocco di 3, catenella, carico il filo, maglia alta sull'ultima maglia del blocco di 3. Una catenella. Saltiamo in punto, carichiamo il filo, andiamo sull'ultimo punto della riga sottostante e lavoriamo una maglia alta. Una catenella, carico il filo e sulla terza catenella della maglia iniziale, 1, 2 e 3, andiamo a lavorare il punto alto di chiusura giro. E abbiamo terminato anche il secondo giro di questa terza sequenza. Andiamo a lavorare l'ultimo giro, poi vi faccio vedere la ripresa della prima sequenza e quindi poi andrete a lavorare voi alternando le varie sequenze fino alla lunghezza che avete deciso di fare. Molto il lavoro e andiamo a recuperare i punti per poi lavorare l'inizio della sequenza
successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, carico il filo, vado nel primo spazio, 2 punti alti e 2. Carico il filo, salto questo punto, vado nello spazio successivo e lavoro un punto alto. In questo giro saltiamo soltanto questo punto iniziale e il penultimo punto finale. Su tutti gli altri punti andremo a lavorare e andremo a recuperare i nostri punti, sul quale riprenderemo l'alternanza delle varie sequenze di lavorazione, ricominciando dalla prima. Carico il filo, vado sul punto successivo e lavoro un punto alto. Carico il filo, vado all'interno dello spazio, punto alto. Carico il filo, vado sul punto alto e lavoro il punto alto. E continuo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. Sono arrivata in prossimità dell'angolo, vedete? E continuiamo lavorando in questo modo. Carico il filo, punto alto nell'ultimo spazio, prima delle maglie d'angolo. Carico il filo, punto su punto sulle 3 maglie d'angolo. 1, 2 e 3. E nello spazio vuoto andiamo adesso a lavorare l'angolo di questo giro. Carico il filo, entro nello spazio, 2 punti alti. Due catenelle, carico il filo, 2 punti alti nello spazio. E questo è l'angolo del terzo giro della terza sequenza. Continuiamo adesso dall'altro lato della scialle lavorando punto su punto. Mi porto avanti e poi vi faccio vedere la chiusura a giro. Per la parte centrale ricordatevi che dovete lavorare e negli spazi e sui punti. Quindi carico il filo, punto su punto sulle 3 maglie alte. Una nello spazio. Una sul punto. Mi porto avanti e vi faccio vedere la chiusura a giro. Sono alla fine di questo giro, ho lavorato il punto alto nel penultimo spazio, carico il filo adesso, salto il punto alto successivo, vado nell'ultimo spazio e lavoro 2 punti alti, 1 e 2. Una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla terza catenella iniziale del giro sottostante e lavoro il punto alto di chiusura a giro di quest'ultima sequenza. Ecco qui. E questa è tutta la nostra ripetizione per il progetto. Vi faccio vedere adesso come ripartire dalla prima sequenza. Tutto il resto è uguale a come vi ho fatto vedere finora. Quindi volto il lavoro. Sei catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, perché se vi ricordate la prima sequenza i giri noi li avviamo con 6 catenelle, 4 sono per il primo punto e 2 sono per lo spazio
Carico il filo adesso. Vado nel primo spazio disponibile, quello di una catenella del giro sottostante, e lavoro 3 punti alti. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, salto i 2 punti successivi, salto anche il terzo, carico il filo, vado nel quarto punto e lavoro 3 punti alti. E 3. Catenella, carico il filo, salto 3 punti del giro sottostante, vado nel quarto e lavoro 3 punti alti. E questa è tutta la sequenza di ripetizione per ricominciare a lavorare la prima sequenza. La seconda resta uguale, quindi l'andrete a lavorare sui punti che avete a disposizione della prima sequenza che avete ripetuto. L'ultima sequenza si ripete allo stesso modo, sempre sull'ultimo giro di lavorazione della sequenza precedente. Mi porto avanti, vi faccio vedere anche la lavorazione dell'angolo e poi potete continuare tranquillamente da sole. Questo è lo schema che io ho elaborato, ve lo metterò a fine video, di modo che volendo lo potete scaricare e usarlo anche come guida. Sono arrivata all'angolo, vedete? Adesso vi faccio vedere la lavorazione dell'angolo e poi proseguite da sole. Se avete lavorato correttamente, non c'è margine di errore. Vi ricordo che la seconda sequenza è stata elaborata sulla prima, la terza è stata elaborata sulla seconda. Se vi mancano dei punti o avete dei punti in più, non vi trovate più, anche perché anche le sequenze successive sono concatenate a quelle precedenti. Infatti, nell'andare a riprendere la lavorazione della prima sequenza, se avete lavorato correttamente, l'ultimo blocco di 3 punti alti lo avrete dovuto lavorare sul secondo punto d'angolo del giro sottostante, prima delle catenelle di spazio. In queste catenelle andiamo a lavorare l'angolo in questo modo. Dopo il blocco di 3 punti alti, diamo una catenella, carichiamo il filo. Entriamo nello spazio d'angolo e lavoriamo 3 punti alti, 1, 2 e 3. 3 catenelle, carichiamo il filo, rientriamo nello spazio d'angolo e chiudiamo l'angolo con 3 punti alti. Una catenella, carico il filo, 3 punti alti sul primo punto sottostante di questo lato, 1, 2 e 3. Catenella, carico il filo, saltiamo 3 punti sottostanti, nel quarto andiamo a lavorare 3 punti alti e continuiamo fino alla fine del giro. È una lavorazione molto semplice, sono solo punti base, basta soltanto prestare un pochino di attenzione
al video. Il mio consiglio è quello di guardarvi prima il video, cercare di capire la lavorazione, prendere appunti se necessario e poi procedere con l'esecuzione. Questo è quello che ho lavorato io. Sono su tutti i filati di riciclo. Sto andando ad esaurimento con quest'ultimo gomitolo e sono esattamente alla ripresa della prima sequenza. Per quanto riguarda la rifinitura, potete terminare la vostra lavorazione con il giro pieno dell'ultima sequenza, la terza, lavorare poi se vi piacciono delle frange, un bordo con dei pippiolini, un bordo con dei ventaglietti, vi verrà molto facile, perché avendo il giro di punti pieni non avrete difficoltà a lavorare una qualsiasi rifinitura al vostro scialle. Contate i punti dell'ultimo giro, scelto il punto, se c'è un multiplo di ripetizione aggiungete o togliete punti se vi mancano o ne avete in più. Spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento, se non lo avete fatto iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Vi metterò adesso la foto dello schema che potete scaricare, tutte le altre informazioni le troverete nella info box del video, in cui vi metterò anche, una volta che ho terminato, la misura definitiva del mio scialle.